Antonio Roccia, tra pochi giorni la partenza per Los Angeles, per partecipare ai Los Angeles Music Awards. Che emozioni ci sono in questo momento? Allora, io sono abbastanza sereno. È chiaro che ci sono un po', diciamo, tipo preoccupazioni o un po' di tensione. Però è chiaro che io andrò là positivo e cercherò di dare il meglio di me e che vinca il migliore. Un lungo percorso iniziato già a gennaio. Ci spieghi un pochino tutte queste tappe che hai affrontato? Sì, allora io inviai queste mie composizioni che era ottobre e a gennaio ebbi questa nomination di International Artist. Questo concorso è suddiviso in 40 categorie, ognuna per diversi generi. E insieme a me c'è anche il pianista della Casa Bianca, ovvero David Osborne, che appunto competerà nella mia stessa categoria. Insomma, è importante questa competizione. Sì, sì, sì. Ti scontrerai con nomi grossi. Sì, appunto, oltre a lui ci sarà un artista che viene da Singapore, poi due dal Canada e uno dall'Australia. Tu sei l'unico italiano in questa categoria. Sì, sì. Quindi una grande responsabilità. Certo, sì. Hai appena 19 anni, eppure hai già all'attivo tante composizioni. Quando la prima? La prima era nel 2008, avevo 13 anni. Te la posso suonare? Sì, certo. Mm. Com'è nata questa e dove è nata? È nata sempre qui, come forse perché avevo, diciamo, questo vizio, diciamo, per la creazione e per la composizione di melodie. Forse è stato questo che mi ha spinto poi a creare sempre più nuove musiche. Quante ne hai create fino ad oggi? Fino ad ora 7. L'ultima è una composizione jazz che il 1° dicembre andrà in omaggio a Lelio Luttazzi, dove ho partecipato con artisti come Mina, Stefano Bollani, Lucio Dalla. E l'ultima composizione? L'ultima composizione è di aprile, si chiama Tu Roccia. Questo perché allora questa è stata composta a partire da un incipit di 5 note, che sono queste qua, che mi sono state date dal mio maestro Luigi Turaccio, diciamo come sfida e come benvenuto nel mondo della composizione. E poi io da queste 5 note ho fatto tutta... Ce la fai ascoltare anche questa? Sì. Thank you.
è diversa rispetto alla prima questa? Sì, è più contemporanea, è un po', diciamo, un po' più dissonante, un po' più ritmica, però è bello. C'è una composizione alla quale sei legato particolarmente? Sì, è Adri Moglio. Per quale motivo? L'ho scritta per una persona a me molto cara. 10 anni di piano e stavolta la grande opportunità a volare a Los Angeles. Sei pronto a questo punto? Sì. Vuoi ringraziare qualcuno? Innanzitutto i miei genitori che hanno permesso che appunto facessi questo. Poi i miei maestri, Roberto Lodato, Patrizia Imperatore e Luigi Turaccio. Non ci resta che farti l'in bocca al lupo a questo punto. Credo.